piace perché c'ho l'attacco qua. Allora, buongiorno, bentrovati per questo appuntamento che il meeting dedica all'interno del tema generale di questa settimana all'arte, che proviamo a domandarci se è un'avventura di conoscenza, o meglio in che modo l'esperienza dell'arte la si può considerare parte non secondaria dell'avventura della conoscenza che segna il cammino dell'essere umano. Troppe volte l'esperienza che, o meglio, si dà il nome di arte a qualche cosa che invece sembra essere fuori da questa avventura della conoscenza, come se il momento dell'arte fosse il momento piuttosto della evasione dall'avventura della conoscenza, o anche più banalmente il momento dell'intrattenimento, il momento che non c'entra con il resto della vita, il momento in cui non si acquisisce qualcosa di importante sull'esistenza ma ci si distrae con qualcos'altro. Nella educazione della gente che fa il meeting invece l'incontro con l'arte nelle sue varie forme è sempre stato un momento primario invece dell'educazione all'incontro e alla conoscenza del reale. C'è quell'episodio che molti di voi conoscono di quando Don Giussani stesso racconta che addirittura per conoscere meglio quello che stava facendo mentre andava a fare la comunione da giovane seminarista, per conoscere meglio quella cosa che stava facendo, diceva tra sé e sé i versi di Leopardi, perché avere in mente i versi di Leopardi mentre si accostava al corpo e al sangue di Cristo era un modo per conoscere meglio quello che stava facendo. In questo senso l'arte ci è sempre stata indicata come un momento in cui si acquisisce maggior senso critico rispetto all'esperienza che si vive, non come momento alato dell'esperienza che si vive, ma come momento in cui la ragione e il cuore scoprono di più quello che si sta vivendo. Per verificare, per paragonarci su questa ipotesi, in qualche modo, su questo modo di vivere l'arte, che deve fare i conti oggi con mille seduzioni, con mille perplessità diverse, con mille proposte diverse, per confrontarci e parlarci con questo, sono molto contento di avere qui con noi ospiti tre grandi lettori dell'arte, tre grandi esperti dell'arte a livello nazionale e internazionale. Perché il meeting propone cose a livello nazionale e internazionale non solo nel campo dell'economia e della politica, ma anche nel campo dell'arte e della conoscenza umana attraverso l'arte. Il primo che parlerà, poi presenterò anche gli altri dopo, il primo che parlerà, poi lo seguiranno il professor Casetti e la professoressa Buscaroli, anzi prima la professoressa Buscaroli e poi il professor Casetti, il primo che parlerà è una conoscenza recente del meeting, nel senso che è stato ospite anche l'anno scorso, evidentemente si è comportato bene, l'abbiamo reinvitato, e ha superato la prima prova, non tutti la superano, e l'abbiamo reinvitato anche quest'anno, che è il professor Robert Hollander, che ha insegnato per 40 anni, insegna da 40 anni a Princeton. E
poiché la sua lunga esperienza di insegnamento si è particolarmente concentrata con una serie innumerevole di studi e di libri sulla figura di Dante all'interno della letteratura europea e italiana medievale, gli abbiamo chiesto anche quest'anno di donarci una sua lettura di una parte di Dante, in qualche modo reagendo, come lui sa fare, alla suggestione del tema del meeting. A lei la parola, professore. Grazie, Davide. C'è un epigrafe, il quale si trova sul volantino. Avete voi tutti il volantino? Ok, spero di sì. E voi potete leggere lì il seguente. Ci sono solo due categorie di lettori che si sentono particolarmente offese per il modo in cui Dante pretende di essere l'autore ispirato di un poema sacro. Coloro sono i non credenti e i credenti. In ciò che segue, una discussione della presenza di Catone nei primi due canti del Purgatorio, non si deve dimenticare che questi due canti rappresentano le prime esperienze del protagonista, della sua guida e di noi lettori del Regno Santo. Purgatorio è totalmente sotto la balia non solo di Catone, ma di Dio. Come introduzione sul De Plion si può trovare queste due citazioni, la prima di San Tommaso, il secondo di Dante, che si riflettono come voi vedrete. Questa introduzione, Dante come tomista, è alla stessa volta contro. Il Theologus Poeta, come definito di San Tommaso, questo poeta, Theologus Poeta, è Dio stesso, e Dante definendo sé come Theologus Poeta, una cosa assolutamente divietata da San Tommaso. Questo è forse il soggetto dantesco più astratto, scolastico in tutti i sensi, e lo tratterò in modo frettoloso e chiedo che coloro che sanno fra di voi mi scuseranno una brevitas e una semplicitas forse imperdonabili. Più di 30 anni fa, in un articolo, tento di chiarificare le condizioni che appoggiano le posizioni interpretative seguenti. Primo, Dante ha deciso di utilizzare l'allegoria biblica per la struttura del significato della commedia. Secondo, la cagione che lo abbia convinto di fare una tale scelta, assolutamente proibita agli scrittori laici, era la sua lettura di San Tommaso, il quale insistò per i poeti secolari non potevano scrivere altro che fabula, cioè favole, materie forse verosimili, ma non di meno false, inventate. I poeti, secondo il gran teologo, erano nient'altro che bugiardi. E lo dice San Tommaso in esattamente questo termine. Terzo, la risposta di Dante fu di consentire a questa proposta dell'Aquinate, salvo nel suo caso. E per quella ragione che percepiamo, almeno qualcuno di noi, il suo ruolo di Theologus Poeta e non Poeta Teologo, l'ordine dei termini è importante, autore unico, almeno prima del secondo scriba Dei, il grande inglese John Milton, che anche lui affermando, e anche lui in modo meno diretto, che il suo poema teologico si è ispirato dallo Spirito Santo.
per Dante il momento decisivo nel Purgatorio 24, quando dice che io sono uno quando amor mi ispira noto. Le scoperte del Ravennate Paolo Amadouchi, cominciando 100 anni fa, ma raramente ricordate dai tantisti odierni, e poi quelle di Eric Auerbach e di Charles Singleton, se sono ancora discutibili, hanno cambiato la natura delle discussioni basilari della Divina Commedia. Sembra di evitare il dibattito per nessun'altra ragione che mancanza di tempo, voglio solo dire che ciò che segue è in accordo con la comprensione che il testo del poema si presenta come storico, cioè che come se tutto che è presentato come accaduto si sia veramente accaduto. E per quella ragione che il poeta insiste tante volte, circa 400, sulla sua propria esperienza visiva dell'oltremondo. Non il cesariano veni, vidi, vici, ma il dantesco vidi, vidi, vidi. È ovvio che sa Dante che noi non siamo né disposti né capaci di accettare questi fatti come fatti veri. Per esempio nel 16° inferno, quando descrivendo Gerione il poeta ci guarda negli occhi e ci promette: ma qui tacer non posso, e per le note di questa commedia, lettor, ti giuro, che cosa giura, che il fiorentino sceso nell'inferno fu realmente nella presenza di un mostro classico, sul dosso di cui in compagnia di Virgilio continuò il suo viaggio infernale al centro della terra. Se voi credete ciò che Dante assevera, siete pazzi. Poi la questione è perché lo fa. Secondo punto introduttivo, la parola conoscenza nella commedia. Si vede otto volte, quattro nel senso più largo che ci interessa, inferno 10, 26, paradiso 17 20, e anche 26, quando in voce di Dante, quando è stato esaminato da San Giovanni. Farinata e Ulisse parlano della conoscenza di questo mondo, mentre Beatrice e Dante dell'ultima conoscenza, quella della divina natura. Risulta che ci sono due forme di conoscenza nella commedia: ciò che noi mortali abbiamo del nostro mondo e ciò che pochi si godono di avere, quella del reame divino. È interessante che la conoscenza umana di Ulisse nel 26° inferno sia opposto dalla conoscenza da parte del protagonista dell'amore di Dio in un altro canto numerato 26, giustapponente ancora una volta, anche se per caso, Ulisse e Dante, come vedremo si accade anche alla fine del primo canto del Purgatorio. Rapidamente percorriamo le prime tre scenette della cantica, versi 1 a 12. Il lettore si trova arrivato nel secondo regno di Dio, dove il poeta invoca l'aiuto delle sante muse e di Calliope come musa della poesia epica. Versi 13 a 18, con la frase «dolce color» troviamo una sorta di parola chiave impossibile per descrivere qualsiasi oggetto o azione che si vede nell'inferno. L'azione del purgatorio si inizia. Siamo nella terra promessa, almeno nel suo vestibolo. Versi 19 a 27, nel cielo si vedono venere e pesci, la venere celestiale nel segno di Cristo. Le quattro stelle sono le virtù cardinali innate nella prima gente e sola nella prima gente
cioè in Adamo ed in Eva. E poi il cartone dantesco. Dissimili da Caronte, il primo guardiano infernale, nominato tre volte nel terzo canto dell'Inferno, Catone non è nominato, anche se opera drammaticamente nei primi due canti del Purgatorio. C'è un singolo caso, però, di un lettore, non c'è un singolo caso, però, di un lettore che non abbia capito che questo personaggio si chiama Catone. Difatti abbiamo ascoltato il suo nome quando il protagonista lascia la zona in cui ha osservato i suicidati in Inferno 13, e questi versi sono sul deplio del quattordicesimo inferno. Ci sembra, dalla prospettiva della spiaggia del purgatorio, che questo innominato deve essere nessun altro che Catone Uricense, identificato con la reina del deserto libiano e dalla storia e dal poema epico di Lucano. Difatti non c'è stata una sola istanza di un dantista negando l'identità assoluta di Catone, anche se troviamo che i commentatori insistono a determinare una valenza allegorica per lui, forse perché la presenza di un pagano e un pagano suicida, ribellante contro Imperium Romanum, nella persona di Giulio Cesare, e Bruto e Cassio abbiamo visto in due delle bocche di Satana nel canto precedente, Inferno 34, per non menzionare la strana relazione di Catone con la moglie Marzia. Ma Catone, non di meno, è destinato alla vita eterna nel paradiso. Tu il sai che non ti fu per lei amara in Utica la morte, ove lasciasti la veste ch'al gran dì sarà sì chiara. Non si può argomentare. Catone, secondo Dante, Catone è salvato. Ma il più vessante problema è semplicemente questo: che nessuno, se storico, literatus o teologo, abbia mai detto o forse anche pensato che Catone fosse cristiano. Come mai insiste Dante che lo fu? È uno scandalo che ha agitato i dantisti dall'origine fino ad oggi. Come dobbiamo capire che Dante abbia concepito il suo Catone cristiano, il suo santo Catone? Il proprio figlio del poeta Pietro fu forse il primo e per un lungo periodo il solo che insistò che Cristo avesse liberato Catone dal limbo, salvandolo. È una decisione straordinaria. Non di meno, anche Pietro tentò di diminuire l'effetto della sua propria decisione allegorizzando Catone come onestà. Ma non esiste dubbio che dobbiamo concepire il Catone dantesco come personaggio storico e che è poi necessaria una considerazione delle ragioni che produssero la sua decisione di trattarlo così. Ma quando si leggono i commentatori trecenteschi e altri più recenti, il consulente si trova confrontato da astrazioni, per esempio santità di vita, libertà, la virtù, inventate perché gli interpreti non vogliono pensare di Catone come cristiano e magari come cristiano salvato. Poi ci sono 8 passi dei primi due canti e riferisco a loro. Il primo: Catone è presentato come padre, una figura di autorità nei versi 65 e 66, e Virgilio che ci informa che Catone sorregge
sorveglia, gli spiriti che purgano se sotto la sua balia. Cioè Catone è il legato di Dio che governa tutto il monte del purgatorio, non solo la spiaggia o l'antepurgatorio. Ovviamente non deve intervenire di solito, perché gli spiriti sono mossi solo d'amore divino. Non c'è evidenza nel poema di anche un piccolo peccato commesso nei confini di questo reame, ma saremo testimoni di un evento peccaminoso nel secondo canto. Secondo, la barba di Catone cadeva al petto in doppia lista. Mosè, in iconografia medievale, portava la barba bifide. Risulta che le parole dello Santo Spirito erano non bene ascoltate da San Gerolamo, e fino a San Tommaso Mosè è presentato con quella barba a doppia lista, e anche inoltre si vede il Mosè di Michelangelo. Ma c'è una fonte virgiliana per il Catone dantesco. L'Eneide, libro 8, verso 670, e anche questo è voi avete sulla carta. His dantem iure Catone. Questo è lo scudo di Enea, l'oggetto forse più importante per la Romanitas, come presentato nell'Eneide. E l'ultimo oggetto è Catone. È una lunga storia, perché Catone non appare molto più in Virgilio. Ma che cosa, quando è stato incluso, che cosa ha visto Dante? His Dantem iure Catone. Ha visto il suo nome, Dante, associato con il nome di Catone. E vedendo Virgilio come le scritture, menzionando la presenza di Dante come lo scrittore di Catone, ammiratore di Catone, difatti salvatore di Catone. Tutto questo trovato nel testo virgiliano. Dante, Catone come vicini di casa. Una cosa straordinaria che io sono sicuro, non posso provarlo, ma io sono sicuro che Dante abbia notato. Sarebbe stato una sciagura se non l'avesse fatto. E poi, nelle parole di Virgilio, il secondo passo: or ti piace gradire la sua venuta, libertà va cercando che si cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Tocca a Gesù Cristo, che ha rifiutato la vita per salvarci. Tu il sai che non ti fu per lei amara in Utica la morte, ove lasciaste la veste cal grandi, sarà sì chiara. Impossibile di argomentare che Dante non vuole che noi capiamo che Catone sarà salvato. E Virgilio, che offre la prima occhiata di Catone e Mosè come tipus Christi, che ha liberato i giudei e i pagani credenti, includendo Catone, dal limbo. Ma e per di più, le parole del Catone Lucaniano sono le seguenti: hic redimat sanguis populos. Anche questo è sul deplio. Che cosa ha detto Lucano? Anche lui, Dante riferisce all'opera lucaniana come come scriptura paganorum, la scrittura dei pagani. Poi Lucano come una sorta di profeta cristiano. È strano, ma totalmente interessante. Poi Lucano ha visto Catone come Gesù Cristo, ha visto che Catone è stato anche lui pagano,
Lucano ha capito che Gesù era prefigurato in Catone, secondo Dante, o almeno secondo me. Terzo, lo sbaglio di Virgilio intentando di lusingare Catone in questo passo, imitando la captatio benevolentiae praticata da Beatrice su di lui quando lei era arrivata al limbo nel secondo inferno. Come capì immediatamente Catone, e sarà lì lui a caratterizzare questi nove versi di Virgilio come lusinghe, al verso 92. I commentatori fino all'Ottocento hanno capito che Catone non reagisce pacatamente alla forma della richiesta di Virgilio, ma poi si iniziò una lettura positiva, forse con Bianchi nel 800 del verso qui, dice lui Bianchi, qui in senso onesto le lusinghe. Il termine vale blandimento, preghiere con dolce lode, ma non è vero. Marzia sta fra la perduta gente, meglio di implorare nel nome della cristiana Beatrice. Il terzo passo. Il giunco, come la corda francescana, è cosa umile, di poco valore mondano, ma che simboleggia l'umiltà e non la fortezza contro le passioni rappresentata dalla cintura, la corda, la quale portava il protagonista utilizzato da Virgilio per dare la sfida a Gerione. Il quarto passo su questa pagina, il battesimo, per così dire, di Dante. Dissimile a Ulisse, il quale abbiamo incontrato nel 26° canto, e che nella sua superbia morì a poca distanza dal sito di questo locus humilis, Dante, sopra la guidanza di Virgilio, si è associato con quella virtù morale, l'umiltà. Benvenuto da Imola e qualche lettore recente ha notato che le parole in rima in questo passo, deserto, esperto, acque, piacque, nacque, sono adoperate anche in rima, in quella descrivendo il naufragio di Ulisse. Poi, secondo me almeno, Dante è presentato come l'ante Ulisse, il viaggiatore in bono. Secondo punto, il tema di risurrezione. Virgilio, pagano come Catone, ma non pagano redimito, e non dimentico la fonte per un fatto riconosciuto dai primi commentori, l'umile pianta dantesca. È ovvio che la scena si modella sul Ramus Aureus virgiliano. Il primo canto del reame cristiano si conclude con questo emblema dell'umiltà cristiana, giustapposto col più superbo simbolo virgiliano. La magica cristiana è presentata come più umile ma più potente che fu la magica pagana. Salto qualche passo nel secondo canto per arrivare al terzo sulla pagina, il canto di Casella. Abbiamo ascoltato il Salmo dell'Esodo, Salmo 113, che rappresenta il commento di Dante sull'arrivo dei purganti al purgatorio. Ora abbiamo un'altra canzone, questa scritta da Dante stesso, Amor che nella mente mi ragiona, che è prodotto nel convivio e che ora è cantato da tutti i presenti, salvo Catone. Catone ci ha lasciato perché ha detto lì adieu a Dante alla fine del primo canto e non aspettava di vedere Dante di più, ma perché Dante ha agito in forma assolutamente criminale, sì, il canto e l'inno sono contrapposti l'uno all'altro, ma
vedremo che Dante è a un certo livello conscio, perché vuol sapere di Casello, se nuove leggi non ti toglio memoria o uso all'amoroso canto, ma di fatti nuova legge di toglie il diritto di cantare di tale cose qui in paradiso. Questo è l'entrata al paradiso. E il centro della controversia che continua ai nostri giorni attorno a questo canto si trova in questo passo. È possibile che il desiderio da parte del protagonista di ascoltare sia storpiato, inappropriato alla situazione, come quasi compresi Bernardo Daniello nella sua glossa. In Purgatorio, dice lui, non si canta cose vane e lascive, ma inni e salmi in laude di Dio e facili orazioni. Ha giustamente ragione, ma coloro, i salvati, sotto l'influenza maligna di Dante Alighieri, non stanno facendo questo. Ma la maggioranza dei commentatori insistono che non c'è niente peccaminoso né nella richiesta di Dante né nell'acquiescenza di Casello. Ma che cosa dobbiamo capire dopo l'intervento di Catone? E ora concludiamo. Catone riappare e che cosa? Riappare in modo di Mosè nell'Esodo, i capitoli 30, quando scendenti del monte con le leggi che rifiuta di dare agli ebrei, perché loro, come Dante sul monte, al piede del monte, di un monte, e gli ebrei in Esodo sono per Mosè esattamente come i cristiani con Dante sono agendo in modo improprio a questo punto. Non c'è un inno che Mosè ascolta quando lui ascolta gli ebrei cantando, ma che cosa? Sono a Rimini, è sabato, alla spiaggia, eccetera. Non è un momento in cui ciò che vediamo è la cosa giusta. Questi quattro versi concludenti di Catone, che ciò spiriti lenti, qual negligenza, qual stare è questo, correte al monte a spogliarvi lo scoglio che esser non lascia a voi Dio manifesto. Questo è il problema, lui vede chiare, cioè l'autore Dante, perché Dante il peregrino, Dante il carattere, non vede chiaro. La prima cosa che lui fa in Purgatorio è di essere come se non meritava di essere al Purgatorio. E questo sarà un problema per lui fino alla fine del Purgatorio, quando nell'intervista con Beatrice trova che la via giusta è la via che ha preso, ma senza comprensione. È stata la grazia che ha salvato Dante, che non meritava di essere salvato. Questo è il dramma umano che troviamo nella commedia. E se ci lasciano perplessi queste cose, una rilettura della tradizione esegetica dantesca è prova sufficiente del motto con cui abbiamo iniziato. Questo, con queste parole finisco questo intervento e grazie per l'ascolto. Grazie al professor Olander anche per la esattezza micidiale, mi verrebbe da dire, della sua lettura, per come ha affrontato
lo scandalo di questa presenza di Catone tra i salvati. Lo ringrazio anche per la fatica del viaggio che ha fatto per essere con noi anche in questi giorni e per la gentilezza di aver parlato in italiano in modo che potessimo seguire e anche gustare il suo accento. Adesso parliamo invece di... Adesso dalle parole ricche e movimentate della commedia di Dante passiamo a parlare di arte, in particolare di arte contemporanea, e poi parleremo di cinema. Di arte abbiamo chiamato anche quest'anno a parlarci, lei ha già superato vari esami, già qui per la terza volta se non sbaglio, terza. Per la terza volta è con noi Beatrice Buscaroli, che tra l'altro è, oltre a insegnare all'Università di Bologna, alla sede di Ravenna, e avere molte pubblicazioni e incarichi prestigiosi, è, diciamo così, di fresca esperienza per aver passato una delle cose più prestigiose e pericolose che possono capitare a uno storico dell'arte, a un critico d'arte, che è quello di aver selezionato i pittori italiani, insieme a un altro critico, che è Luca Beatrice, aver selezionato i pittori italiani per la Biennale di Venezia, che è in corso quest'anno al Padiglione Italia, che fra l'altro vi invito a vedere se volete avere una idea dell'arte contemporanea. È uscito anche un suo libro di recente dall'editore Marietti, che vi consiglio di leggere se siete appassionati all'arte di tutti i tempi, perché è un modo di raccontare le figure dei pittori veramente avvincente. È un libro che si chiama I colori nelle mani, e tra l'altro qui a Rimini si sta svolgendo anche qui una grande mostra di arte contemporanea, la Rocca Malatestiana, dal titolo Contemplazioni, di cui Beatrice è una sorta di ispiratrice, è curata da un giovane critico che si chiama Alberto Agazzani, ma Beatrice è quella che ha dato un po' l'impronta di partenza a questa mostra di arte contemporanea. In questi giorni che siete a Rimini, approfittate, se amate l'arte contemporanea, per vedere questa grande esposizione. A lei abbiamo chiesto di misurarsi con questo tema sul terreno dell'arte contemporanea, che, come sappiamo tutti, molte volte è quello più attraversato da inquietudini o a volte anche da una sorta di sconforto, come se l'incontro con l'arte contemporanea ci facesse accedere, piuttosto che a una conoscenza, a una sorta di dubitosità che si arresta di fronte alle opere. Lei nelle opere sta viaggiando da tempo e chiediamo di fare un passo insieme a lei. Ringrazio tutti, anche in particolare gli organizzatori del meeting, che mi hanno dato anche quest'anno la possibilità di venire a confrontarmi con questa platea che, devo dire, ogni anno non cessa di stupirmi, perché mi faceva piacere condividere con voi o con chi ha seguito anche questa piccola storia, anche a puntate degli ultimi interventi, la vicenda di quest'anno, questa vicenda biennale. E visto che rispondere diciamo a un argomento come l'arte, come conoscenza, mi è impossibile, io andrò leggermente fuori tema, e quindi perché direi che il mio tema potrebbe essere più facilmente arte come avventura, perché se mi si chiedesse se l'arte è avventura della conoscenza, in questo momento avrei un grosso problema di dubitosità, come si diceva. E quindi io vi getterò alcuni temi, alcune piccole provocazioni, diciamo, che sono più che altro motivi di una riflessione che io sto conducendo da diversi anni. È stato interessante, devo dire, è un'opportunità unica nella vita, quella di confrontarsi proprio con un agone così difficoltoso e così, diciamo, mondiale, quale è la Biennale. E questa cosa naturalmente ha segnato anche il mio rapporto con la domanda, no? Arte come conoscenza. Vi faccio una piccolissima premessa, poi entro nel vivo del mio piccolo intervento. Io e questo collega Beatrice abbiamo scelto 20 artisti italiani. Di questi 20 artisti italiani, 9 sono pittori e uno è uno scultore.
uno è praticamente un disegnatore, quindi noi abbiamo scelto 11 artisti che lavorano con le cosiddette tecniche tradizionali. Questo nostro padiglione, come chi di voi, sicuramente ognuno di voi legge un giornale, e ogni giornale ha preso delle posizioni molto forti dal punto di vista della critica nei nostri confronti, che in principio ci facevano anche un po' preoccupare, che poi alla fine ci facevano sorridere per come nel nostro paese la critica d'arte e soprattutto la critica d'arte giornalistica sia diventata faziosa, ma soprattutto sia diventata cieca. Questo è l'argomento che mi interessava affrontare oggi, ossia noi abbiamo una vita dell'arte e una realtà che esiste, che è presente, abbiamo dei pittori, e vi dico, è così semplice per voi, ci andate in bicicletta, andare a Castel Sismondi, ce ne sono soltanto 120 di pittori italiani che hanno dai 24 agli 84 anni, e la cosa che a noi fa soffrire, e dico noi, le persone che ancora credono in questa, nella tecnica, nella bravura, nella espressione e nella verità dell'arte, a noi dispiace il fatto che sia, che questo, diciamo, sia ufficialmente negato, no? Che il nostro, la nostra scelta di portare 9 artisti su, diciamo, 11 artisti di tecnica tradizionale su 20 ha creato uno sconcerto quasi mondiale, che è uscito anche dai confini, no? Il gentile Le Monde parlava della pittura catastrofica degli italiani, proprio perché loro hanno bandito, e sono ancora molto più di noi vittime di un pensiero ideologizzato, ma che ormai vive proprio come una sorta di mongolfiera impazzita di una sua assoluta autonomia. Quello che mi interessava sottolineare qui è che mentre una realtà dell'arte, e questo voi lo potreste vedere se andate a visitare la Biennale Arti Visive, non il Padiglione Italia, vive appunto ancora all'interno di questo divieto di praticare l'arte in sé. L'arte è soltanto denuncia sociale, oppure arte come problema, oppure arte come non arte. Quello che a me e a alcuni altri pochissimi critici storici dell'arte italiana interessa è dimostrare che esiste anche una teoria critica che va al contrario di quello che sta succedendo, di cui noi facciamo parte, e che esiste un'arte. Soltanto da questo punto di vista e anche da questa speranza potrà ricominciare nel nostro paese, come è ricominciato in altri paesi, una ricominciamento semplicemente del vedere, del constatare che esiste, no? Che c'è. Ora, se a tutti gli eccessi è seguito nel tempo per i periodi di assestamento, vi ricordo che alla fine del Settecento ci fu un momento in cui, per opporsi agli eccessi decorativi, agli eccessi di gusto, agli eccessi anche di rappresentazione di forma, di virtuosismo, di bravura del barocco, ci fu una corrente di pittori francesi che, esasperando certe tensioni del neoclassicismo, si chiamavano primitif, arrivarono a dipingere soltanto con un lievissimo segno di contorno, ossia ricusando tutto ciò che nel tempo e nella tradizione erano state le grandi acquisizioni della pittura, come la prospettiva, il rilievo, il colore, la terza dimensione, l'architettura dipinta. Questi artisti sono, diciamo, dal punto di vista proprio mentale molto interessanti, perché questa tendenza alla purezza che li contraddistingue li fece giungere quasi proprio a un astenersi dal gesto di dipingere, come se fosse una contaminazione con qualche cosa che era necessariamente impuro rispetto all'idea che se ne aveva, quindi in una sorta così quasi di pazzo neoplatonismo che trova proprio anche la rappresentazione dell'idea una cosa impura. E come scrive Robert Rosenblum, che è uno storico dell'arte molto importante, che sicuramente chi di voi ha studiato storia dell'arte ha felicemente incontrato, è stato professore per 10 anni alla
Princeton University, questa tendenza di arrivare a un azzeramento dei valori, partire da una sorta di tabula rasa, è proprio un segno ricorrente dei tempi. Infatti, scrive Rosenblum, che certe analogie tra l'arte del 1800 e quelle del nostro tempo non sono sorprendenti. Questa idea della tabula rasa ha lasciato moltissime influenze, una eredità di sogni ostinati e irrealizzabili, incluso questo sogno di una tabula rasa che non ha mai cessato di ossessionare e nutrire l'immaginazione degli artisti all'opera del mondo moderno. Quindi qui siamo nel 1800, dopo 100 anni, siamo al principio del 1900, c'è realmente un ritorno a questo azzeramento, questa volta fatto con molta maggiore, io ieri scrivevo brutalità, con molta maggiore forza, con molto maggiore urlo rispetto a questo gesto invece molto umile e discreto dei primitivi che cessano di dipingere. E la seconda volta in cui si azzera il passato, così come tradizione, così come realtà, così appunto come idealità, è con le avanguardie primo-novecentesche. Attraverso le avanguardie, indipendentemente diciamo da dove si parta, dall'espressionismo tedesco, da parte del futurismo italiano, dal surrealismo, dal Dada, gran parte delle avanguardie proclamarono la necessità di rompere con il passato e dichiararono quasi inevitabile la rottura con la pittura in senso tradizionale, la scultura in senso tradizionale, l'architettura con aspirazioni estetiche e fino proprio a rinunciare alla rappresentazione e al significato in arte. Quello che a me ancora stupisce, che fu oggetto di uno dei miei primi interventi qui al meeting, è come noi ancora, dopo 100 anni, siamo rimasti vittime di questa chiusura. Ossia, io vi citerò adesso 3 filosofi e teorici dell'arte che, a distanza di decine di anni, a distanza di in scuole distanti per culture e per origini, dicono tutti esattamente le stesse cose, si pongono gli stessi pensieri, gli stessi problemi che ci poniamo noi. Hans Sedlmayr è un professore della scuola di Vienna, nato nel 1896, quindi allievo della grande scuola di Vienna, cosiddetta puro visibilista, allievo di Dvorak e di Julius von Schlosser, che scrisse alcuni tra i primi libri fondamentali sul problema delle arti nel nostro secolo. La perdita del centro, che già proprio mi fa capire l'idea di questa perdita di equilibrio, e la rivoluzione dell'arte moderna. Questo è considerato il fondatore dell'analisi strutturale della storia dell'arte, autore ancora oggi citatissimo, la cui analisi sulla rivoluzione dell'arte moderna è, diciamo, spietatamente veritiera ancora oggi. E ci sono 2 o 3 considerazioni che ormai nei nostri libri di storia dell'arte sembrano talmente ovvi che non vengono neppure più fatti. Lui analizza il perché di questa rivoluzione che c'è al principio di quella che lui chiama ancora arte moderna. Sapete che sono molto difficili ancora oggi le distinzioni tra arte moderna e arte contemporanea, in particolare per quello che riguarda l'arte contemporanea, che teoricamente comincia ancora con il 1796 e arriva fino a questa mattina. Però lui parla di arte moderna e si rende conto che i mutamenti di questa arte moderna sono stati compiuti in particolar modo da 2 gesti. Il quadrato nero di Malevich, ossia l'azzeramento della pittura, e il famoso objet trouvé di Duchamp, di cui parlammo già alcuni anni fa. Ma lui vi fa sottolineare una cosa che molte volte noi dimentichiamo, ossia che l'atteggiamento di fare queste scelte, ossia l'atteggiamento che c'è dietro queste scelte, già allora, ossia già nelle volontà di chi faceva questi gesti, era al di là dell'arte. Ossia noi oggi,
Prendiamo questi gesti come parte della storia dell'arte. In realtà, sia nelle motivazioni di Duchamp che nelle motivazioni di Malevich, c'è invece una volontà di andare al di là dell'arte, ossia questi gesti non hanno nulla a che fare con l'arte e questi sono, diciamo, delle intenzioni che furono espresse dagli stessi autori. E questa è una considerazione molto interessante perché la ritroviamo praticamente identica dopo 30-40 anni in cui la storia dell'arte è andata avanti, ciecamente asservita anche agli apparenti richiami di una critica che invece di seguire l'arte ormai la precede e ne è assolutamente autonoma. E questo, scusate se mi ripeto, ve lo conferma il fatto che la maggior parte dei critici d'arte, della maggior parte dei quotidiani e giornali nazionali nega l'esistenza di una pittura italiana. Scusate se lo ripeto, ma è molto importante. Ecco, questo va sottolineato. Nella polemica intorno all'arte moderna, scrive ancora Sedlmayr, si dimentica oggi un fatto di capitale importanza, che cioè le estreme tendenze rivoluzionarie dell'arte non volevano più essere arte. Questo è anche il cuore pulsante, il cuore interessante delle avanguardie. Ma noi siamo rimasti qui, ossia mentre le arti andavano per loro necessità, per la loro quotidiana necessità di far parte della vita, delle cose, dai busti nei cimiteri alle statuette che sorgono ogni giorno nelle rotonde della nostra riviera. Voi considerate che dalla trasformazione di cui parla Rosenblum alla rivoluzione di cui parla Sedlmayr, il problema è esattamente lo stesso ed è un problema che riguarda proprio l'uscire dalla storia dell'arte, l'arte che non è più arte. A questo punto è importante proprio chiedersi allora che cosa si voglia da questa arte. E in questo appunto anche questa esperienza biennale è stata interessante perché se voi studiate la storia dell'arte degli ultimi 30 anni, la cosiddetta dead of picture rhetoric, la retorica della morte della pittura, è una frase che Robert Hughes, il grande critico d'arte australiano, usò negli anni 70. Nel 1998 una grande artista come Cecily Brown disse: mi piaceva, provavo talmente piacere a dipingere che mi misero in condizioni di smettere, così io feci. Poi Cecily Brown, che è un'artista inglese, insieme con molti altri artisti ha continuato a dipingere. Oggi in uno dei cataloghi della Biennale Arti Visive si legge questa premessa: l'opera d'arte non è merce. Quindi noi ci troviamo di fronte a uno spaesamento assoluto, nel senso che, è quello che a me interessa dire qui e dimostrarvi, che l'arte nel senso nostro, nel senso anche tradizionale, ossia non solo l'arte denuncia sociale, esiste, ma tutto quello che avviene intorno a noi cerca di dimostrarci che non esiste, che non esistiamo e che comunque la nostra esistenza è un'eccezione. Il professor Paul Virilio, che in Francia pronunciano Virilio ma ormai in Italia si dice Virilio, è un filosofo che si occupa in particolare di catastrofi, la filosofia della catastrofe. Nel nostro mondo, diciamo nel mondo delle cosiddette arti visive, è abbastanza interessante il suo punto di vista, proprio perché non è uno storico, un critico d'arte, ma contempla questi azzeramenti studiati a tavolino con un interesse anche di tipo antropologico, perché ci si chiede fino a che punto si voglia andare negando una realtà che esiste. Voi sapete che l'espressione il complotto dell'arte venne inventata dal compianto filosofo Baudrillard,
che anche lui, provenendo come sé del mare, come Virilio, da tre scuole diverse, da tre pensieri diversi, però hanno questo, e sono tre giganti del pensiero del secolo scorso e di questo secolo, però proprio si chiedono perché dobbiamo continuare con questa bugia, con queste falsificazioni, con queste mistificazioni che sono sotto gli occhi di tutti. E Virilio parla proprio con le stesse parole usate da Sedelmeier 50 anni prima, il libro del 55, questo è del 2005 ed è stato tradotto nel 2007. Violare, avvilire ciò che restava ancora delle regole artistiche, degradare le pratiche dell'arte profana, come prima si erano profamate quelle delle varie arti sacre. Tale era l'obiettivo di un secolo spietato, di fronte non solo al martirio delle popolazioni civili, ma alla loro sensibilità sottoposta all'equilibrio precario di un terrore domestico, dove la cultura contemporanea sarebbe ben presto divenuta, in un certo qual modo, il simulatore dello stupro delle masse. Realizzare, sentite, un'arte estranea all'arte, e sono le stesse identiche parole, emancipare le arti plastiche, liberarle da ciò che le costituisce, sono denominazioni diverse da una sparizione progressista dell'estetica. Così, dopo la profanazione delle masse da parte delle propagande totalitarie, sembra venuto il tempo della profanazione della loro visione del mondo, in altri termini del loro orientamento spirituale. E con grande costernazione il filosofo si rende conto che siamo arrivati al punto che, o dopo avere creato la pittura senza immagine e dopo avere creato anche l'immagine completamente priva di qualunque volontà di rappresentazione, siamo arrivati al momento dell'artista senza opera, ossia dell'artista che chiude completamente con la produzione. Per questo io mi chiedo se noi possiamo a questo punto avventurarci in un campo che sarebbe questo della conoscenza. Eppure l'idea che l'arte esista va da noi tutti, proprio da oggi pomeriggio, coltivata, perché siamo in pochissimi a poterci permettere e a poterci di continuare su questa strada. Baudrillard, dal suo punto di vista, invece, si lamenta che quest'arte, che ha appunto negato sia l'immagine sia l'artista, sia poi dimenticata di un terzo elemento, che sarebbe colui che guarda. E quindi siamo tutti, diciamo, di fronte a questo annullamento. Però, come vi dico, le opere ci sono e bisogna ricominciare ad avere il coraggio di guardare le opere d'arte e di considerare che non è soltanto un problema italiano, ma che la pittura, la scultura, il disegno in Italia esisteranno sempre, esisteranno finché ci siamo almeno noi che ne parliamo. Concludo queste piccole considerazioni dicendovi una piccola cosa che per me serve proprio anche come un augurio per tutti noi. In un libro bellissimo, in cui ogni volta che uno rilegge Il pittore della vita moderna di Baudelaire trova delle cose talmente contemporanee che sembrano scritte ieri, c'è una definizione di bello. Noi ancora pensiamo che la parola bello sia davvero la via alla conoscenza e alla via della verità, e noi pensiamo che sia possibile. E vi voglio dire una cosa proprio di due righe su questa citazione del bello. Mi si presenta una buona occasione per fondare una teoria razionale e storica del bello, in opposizione a quella del bello unico e assoluto, per mostrare che il bello ha sempre, inevitabilmente, una composizione doppia, benché l'impressione che produce sia unica. Questo perché la difficoltà di distinguere gli elementi variabili nell'unità dell'impressione non annulla la necessità che ci sia una varietà nella composizione. Il bello è fatto di un elemento eterno, invariabile, la cui quantità è oltremodo difficile da determinare, e poi di un elemento relativo di circostanza che sarà, se si vuole, di volta in volta, l'epoca, la moda, la morale, la passione. Questa è una bellissima considerazione, perché vi fa capire che nella ricerca di un bello, anche apparente, anche semplice, c'è quel dato comune che è alla,
alla base di tutti noi e che sarà quello che ci consentirà di ritrovare il bello nel futuro. Ma questa frase è identica alle considerazioni che poi magari metterò nel testo che scritto sull'idea del bello di Platone. E se Platone e Baudelaire si ricongiungono in una idea che è espressa molto chiaramente nel Fedone su questo doppio registro che ha la bellezza, ma su questa necessità di riconoscervisi, se da Platone siamo traghettati fino a Baudelaire, io penso che in questo nostro secolo si potrà realmente ricominciare a trovare proprio quel classico, no? Nel senso di classem, che poi non è altro che una flotta, è una cosa semplice, questo bello è dentro ognuno di noi, è nell'ordine con cui noi mettiamo a posto i libri nella nostra biblioteca e non c'è nulla di strano, ma penso che sia realmente più connaturato alle nostre vite che non quello che ci stanno volendo far credere. Grazie. Ringrazio la professoressa Buscaroli per questo suo e nostro, perché ha detto noi molte volte, questo suo e nostro viaggio tra date, tra nomi, così anche lontani nel tempo, un viaggio di stupore e di lotta anche, come avete sentito. Adesso andiamo al cinema con il professor Casetti, che è uno dei maggiori esperti mondiali di cinema. No, è vero, ero in Centro America l'altro giorno e quando ho fatto il nome di Casetti un paio di professori di università sperdute del Venezuela eccetera hanno detto come Casetti e, quindi insomma, i suoi lavori sono conosciuti e studiati in tutto il mondo, insegna attualmente alla Cattolica di Milano, visiting professor molto spesso a Yale e poi ci dirà lui magari in futuro cosa farà, ma l'abbiamo chiamato perché appunto conversando una notte in realtà negli Stati Uniti lui mi spiegava che stava lavorando esattamente su questo tema che è appassionante per tutti, non solo per le giovani generazioni, ma per tutti. Che tipo di esperienza del reale, quindi che tipo di avventura della conoscenza c'è nel vedere un film, cioè nel vedere qualche cosa che reale non è, ma del reale porta una traccia in qualche modo. Che tipo di esperienza stiamo facendo vedendo, come facciamo tutti, ormai tanti film, comunque venendo raggiunti da tante immagini. Allora l'ho invitato e sono molto contento che sia qui con noi. Grazie dell'invito, grazie a voi della cortesia di ascoltare. È la prima prova, io spero di superarla. Il professor Hollander si è domandato come mettere un pagano tra i cristiani. E la professoressa Buscaroli, come mettere una tradizione dentro una catastrofe? Io mi chiederò, come mettere un sapere dentro una distrazione? Perché il cinema è quello, è un distrarsi. Parto da tre immagini che volutamente non mostro perché appartengono al nostro immaginario collettivo. Il primo è l'immagine chiave di Via col Vento. Tra il primo e il secondo tempo c'è questa immagine in cui Rossella, disperata, sotto l'albero della sua tenuta di Tara, invoca Tara con il pugno alzato al cielo e un carrello all'indietro ci mostra questo cielo rosso. Rosso di tramonto. Un'immagine che tornerà alla fine del film, quando la disperazione si sarà trasformata in perdita di tutto. Rossella ha perso il figlio, ha perso suo marito, ha perso il suo amore, ha perso colui che ha sposato. E sotto quell'albero non invocherà più Tara, ma dirà: domani è un altro giorno.
La seconda immagine è da Roma, città aperta, ed è l'immagine più tradizionale, la più classica, è la morte della Pina. La Pina, la Magnani, rincorre il camion su cui c'è Francesco, colui che lei avrebbe dovuto sposare quella stessa mattina, arrestato dai tedeschi. Parte una raffica, lei cade a terra, il figlio vestito da chierichetto le si precipita addosso. Una morte tragica. E la terza immagine è tratta da Guerre stellari, e ce la ricordiamo tutti perché ci sono le spade laser e il duello tra Luke Skywalker e Darth Vader, che lui non sa essere suo padre, al termine del quale Luke perde una mano. Non occorre leggere Freud per capire che perdere una mano quando lotti con il padre, qualche problema c'è. Tre immagini molto classiche, ma anche che pongono in qualche modo un nodo controverso per i loro protagonisti e per noi che simpatizziamo con questi protagonisti. Sono tre momenti di smarrimento, di rottura. Una, la prima, a cui Rossella cerca di sopravvivere. Uno smarrimento, la seconda, che porta alla morte. E il terzo, che porta ad una ferita, ad un'amputazione. Un'amputazione simbolica. E sono tre immagini, tre momenti di film che costringono questi protagonisti di fronte ad un momento di rottura, di smarrimento, a chiedersi, magari nell'attimo della morte, chi mai sono, chi sono diventati, qual è la loro identità e il loro rapporto con il mondo. Io che sono venuto su controversamente a lettura di Avanguardie, convinzione che l'arte, cara Beatrice, non c'è più, è altrove forse, se c'è ancora, ma anche contemporaneamente sono venuto su a Mogole Battisti, non posso che ricordare quei versi, quattro versi, scusami Rondoni, che sono un capolavoro della poesia italiana, ma come un'aquila può diventare aquilone, che sia legata oppure no, non sarà mai di cartone. Ah, no, chi sono io non so. Ecco, sono tre momenti in cui noi con i protagonisti siamo di fronte a questo buco della conoscenza. Ma che risposta ci danno questi tre film di fronte a questo buco della conoscenza? Ci offrono tre emblemi. Ci offrono tre icone che, come delle parabole, nel senso anche evangelico, fissano questo smarrimento, questo buco, in un'immagine precisa che si deposita nella nostra testa, si deposita nel sapere collettivo. In qualche modo ci danno una conoscenza figurata, una parabola, in questo caso di uno smarrimento, di una domanda, che però con una precisione straordinaria fissa delle condizioni, ci fa rendere conto di fronte a ciò cui noi siamo messi. Non si tratta solo di tre immagini che ci danno una icona concettuale. Nessuna di queste tre immagini vive soltanto come concetto, spero di essere molto chiaro su questo, non sono degli algoritmi, sono immagini molto concrete. Quello che in qualche modo, ad esempio, a me sembra di poter rilevare e che ha fatto sì che nella ricerca delle immagini poi ho scelto queste tre, è la fisicità di queste tre immagini. Rossella è sotto quest'albero e invoca Tara e c'è un carrello all'indietro, perché si occupa di cinema, la macchina va indietro e mi mostra tutto d'un colpo il cielo rosso. È come se lo spettatore fosse ritornasse fisicamente
nella sua pelle con questo carrello indietro. Al contrario, Rossellini fa una macchina, fa un camera car, come si dice, cioè un movimento di macchina in avanti, sulla Pina. Questa sconvolgente immagine in cui la Pina, vestita da sposa, perché è vestita bene, perché si deve sposare, la gonna sollevata, il pizzo su lei, morta. Questa macchina avanti, al contrario, concretamente, fisicamente, ci porta a farci spettatori di una morte. È una macchina che ci porta a toccare la Pina, che trasforma l'immagine in qualcosa che possiamo toccare, qualcosa di aptico, non soltanto di ottico. E infine, la terza immagine, Luke Skywalker in lotta con suo padre, non sa che è suo padre, quel trionfo degli effetti speciali, proprio la fisicità, se volete, della sensazione degli effetti speciali, con un effetto curioso che trasformano quello che è un dramma da camera, i conti che si regolano tra un padre e un figlio, trasforma questo in una qualche cosa dentro un'atmosfera da discoteca, raggi laser, luci, eccetera. È questa fisicità delle immagini che mi interessa, questo sapere che ci viene dato, questa coscienza a noi che ci viene restituita non con un algoritmo, ma con un'immagine che ci percuote, che ci tocca. È una conoscenza incarnata nella fisicità del simbolo. E questo simbolo è trasparente, capiamo chiaramente, non è opaco, ma è anche duro come il diamante. Ci ferisce come la punta di un diamante. Aggiungo che questo simbolo che ci viene dato, questi tre simboli che ci viene date, Tara, la morte, la Pina e la mano mozza in un confronto perduto con il padre, sono anche tre non soltanto simboli molto concreti, fisicamente concreti, che ci percuotono, ma sono anche tre simboli che si inseriscono dentro un racconto. Li abbiamo potuti raccontare, li abbiamo potuti mettere in storia, come le parabole, per l'appunto. Capacità del racconto, del simbolo narrativo, di farci cogliere il reale, di portarci al reale. Leggo un pezzettino straordinario in La faiblesse du croire di Desserteaux, di Michel Desserteaux. Così dice Desserteaux: all'uscita di Playtime, lo spettatore improvvisamente nota l'umore delle strade, come se esse avessero qualche cosa a che fare con Tati, il regista di Playtime. Il film ha reso possibile un'osservazione umoristica che, senza questo film, non si sarebbe prodotta. Va allo stesso modo per la lettura di un poema, l'incontro con qualcuno, il tumulto di un gruppo. Il registro della percezione o della comprensione si trova modificato perché l'avvenimento ha reso possibile, e in un senso molto reale, ha permesso un altro rapporto con il mondo. Trovo straordinario questo pezzo. Hai incontrato, come avresti potuto incontrare qualcuno, come avresti potuto incontrare un gruppo, hai incontrato un poema, un film, eccetera, e questo improvvisamente ha consentito nel racconto un altro rapporto con il mondo. Aggiungo anche en passant che questi simboli non soltanto hanno una loro straordinaria concretezza fisica, non soltanto sono delle narrazioni che permettono di raccontarci in nuovo modo, in una nuova maniera il mondo, sono anche tutte e tre qualche cosa che hanno una loro storia e che fanno diventare la storia che raccontano o il presente che raccontano conoscenza consolidata. Di nuovo,
Confesso, amo molto Pasolini. Nella disputa tra Pasolini e Calvino sono sempre stato di parte, da parte di Pasolini. Mi è sempre parso un barocco l'altro, ma insomma lasciamo perdere. Pasolini c'è un pezzo nella regione del nostro tempo che si chiama Proiezione al nuovo di Roma città aperta, che è, dice esattamente questa cosa, quasi emblema. L'urlo della Magnani sotto le ciocche disordinatamente assolute risuona nelle disperate panoramiche e nelle sue occhiate vive mute si addensa il senso della tragedia. Aggiunge, è lì che si dissolve e si mutila il presente e assorda il canto degli aedi. Dunque, tre cose, simboli molto concreti che mi percuotono, simboli che mi raccontano il mondo e mi riregolano il rapporto con la realtà, simboli che a partire dal presente sono qui che vedo e vedo quel che accade davanti a me, lo trasformano in storia, in danno luogo, lasciano spazio alla Edo. Queste sono le tre cose. E tuttavia, le tre immagini che ho scelto non sono uguali, ovviamente non sono uguali, sono scandalosamente diverse. E qual è l'elemento che distingue tra di loro? Bene, non per compiacenza, ma per rispondere a un rebus, ogni invito è sempre una provocazione, l'invito di Rondoni mi ha costretto ovviamente a non solo a pensare, ma anche a mettere un pochino in questione certi saperi. Ebbene, cosa le distingue? Le distingue esattamente quella parola che Rondoni ha messo nel titolo, l'avventura. L'avventura che ha a che fare con l'avvenire, l'avvenimento, ma lo dirò tra un attimo. L'avventura è quella cosa che avviene, che mi viene incontro e a cui io vado consapevolmente o meno incontro. Le avventure si vivono, non si subiscono. E che mi proietta in un avvenire, di nuovo avvenimento. Evento. L'avvenire che non è il futuro che io progetto, progetto progresso, ma è ciò per l'appunto che mi si para davanti e di fronte a cui io, probabilmente smarrendomi, dovrò fare i conti. Qual è allora la differenza tra le tre immagini? Che hanno un diverso grado di avventura, hanno un diverso grado di capacità di mettere in questione il mio rapporto con queste immagini e con la provocazione che esse fanno. La prima è un'immagine che sintetizza proprio nel suo essere cartolina, sublimamente, funziona da promemoria. To, l'invocazione a Tara non può che essere così. Anche la terza ha questa capacità di sintetizzare. Sintetizzare inventando una nuova iconografia, ma in qualche modo andando su di un terreno consolidato che ne è, radicalmente parlando, di un rapporto tra un padre e un figlio, se non una sfida che non può concludersi con una amputazione. Roma città aperta fa una terza cosa, un po' diversa. Rompe radicalmente con il passato, costruisce un'iconografia che era, in qualche modo,
invisibile, inconcepibile. Non si poteva dare prima ciò che Rossellini ci dà. A differenza di un riassunto, Tara, a differenza di una nuova iconografia su di un emblema consolidato, Guerre Stellari, qui abbiamo l'avventura di un pensiero che si butta in avanti verso l'avvenire, rischiando fino in fondo se stesso. Potremmo anche dire, come ipotesi mentale, perché no, che questa immagine della morte lapina, che ormai si è consolidata e che ci dà questa grande emozione, ma proprio per il suo rischio estremo, per la sua estremità nella capacità di provocarci e di metterci quasi nudi di fronte ad un nuovo modo di dire le cose, potrebbe anche essere, come avrebbe detto Villaggio, una vaccata pazzesca. Perché ha ragione Villaggio. La corazzata Potëmkin è una vaccata pazzesca, perché tutte le cose che rischiano l'indicibile sono insieme sublimi e vaccate pazzesche. Dobbiamo dircelo con franchezza. Il sublime e la vaccata coesistono perfettamente. Roma, città aperta, rischia questa cosa. Rischia l'aprirsi ad un terreno talmente nuovo che a un certo punto potrebbe rivelarsi appunto una vaccata pazzesca. E tuttavia questo rischio è esattamente quello che noi non possiamo non correre. Se è vero che un testo, oltre che un bel sistema ordinato di segni, oltre che il processo di scrittura, è quello che diceva un autore che forse qui non si cita tanto, ma che a me sta tanto a cuore, che è Michel che è Foucault, che io leggo sempre insieme a De Certeau, perché erano molto amici ed erano esattamente l'opposto, un gesuita un po' duro, l'altro un libertino, l'altro stava un po' come lo spettacolo di ieri sera, no? Voglio dire, un libertino intemerato, voglio dire, ecco, allora. Però Foucault ci ha aiutato a ricordarci che i testi sono eventi, qualcosa che capita, di fronte a cui noi ci troviamo nudi e forse anche un po' crudi. Ma questo trovarci di fronte ai testi come eventi che ci lasciano nudi e crudi è esattamente il senso di ogni evento. Qui faccio la retorica perché cito la famosa definizione di Heidegger di esperienza e di evento: fare esperienza di qualcosa, si tratti di una cosa, di un uomo o di un Dio, significa che qualcosa per noi accade, che ci incontra, ci sopraggiunge, ci sconvolge e ci trasforma. Parlandosi di fare, non si intende affatto che qui siamo noi, per iniziativa o nostra opera, a mettere in atto l'esperienza. Fare significa qui provare, soffrire, accogliere ciò che ci tocca adeguandoci ad esso. Qualcosa si fa, avviene, accade. Questa è la celebre definizione di esperienza di Heidegger. Ma questo, il testo è questa cosa qui. È qualcosa che noi non facciamo, si fa, accade. E di fronte a queste tre immagini, in diversa misura, questo noi facciamo. E di una di queste tre immagini lo facciamo più radicalmente che con altre. Ora, concludo. Cosa è la radicalità di Rossellini rispetto alle altre? In qualche modo le altre due immagini mettono insieme o cercano di fare un acuto compromesso tra la sorpresa che ci coglie tra capo e collo, la conoscenza che ci accade, che ci avviene, e in qualche modo la ritranquillizzazione, la ristrutturazione tranquilla del nostro mondo mentale dopo che questa immagine ci ha scosso. Non so se sono chiaro. Ci danno una scossa, ma ci tranquillizzano. Rossellini non lo fa. Fa un percorso più complicato.
ci dà una scossa, ci apre una domanda, non ce la chiude subito. Di fronte ad altre due immagini, in qualche modo ho capito il gioco e vado avanti. Di fronte a Rossellini, ho capito il gioco, ma la ferita è aperta, la pina è morta. Negli altri casi, domani è un altro giorno, ho perso una mano e me ne mettono un artificiale, la pina è morta, non ci sarà più. Ecco allora la sfida, è quello di mettere insieme evento, conoscenza, sapienza attraverso strade un po' più complicate. Non darcelo come una sorta di compromesso, non darcelo come il bignami della nostra vita. Stai tranquillo. Diciamo, Rossellini non fa il talk show in cui il tronista ti dice «Sono bello, ma stai tranquillo». Io non sto tranquillo per niente, ma questo è un altro paio di maniche. Rossellini ci percuote, ci apre una ferita e aspetta un po' a chiuderla. La chiuderà perché quella immagine ormai è dentro la nostra coscienza, ci ha aiutato a capire il mondo, ci ha percosso, ma insieme è diventata coscienza delle cose. Ma attraverso un percorso lungo nel quale l'incontro non è stato fuggevole, l'incontro è stato duro. Rossellini, se volete, ha fatto quel percorso più lungo e complicato, quello che non riesce disperatamente in una delle sequenze finali che mi fanno sempre piangere, perché al cinema io piango anche un po', alla fine di New York, New York, di Martin Scorsese. Vi ricordate il musicista interpretato da Bob De Niro cerca di spiegare a sua moglie, interpretata da Liza Minnelli, da cui sta divorziando, che non c'è spazio per la continuazione di un matrimonio. Perché? Perché lui non riesce a trovare il magico accordo, lui che è un musicista. Il magico accordo, lui dice, beh, insomma, quando ci... Il magico accordo è quello tra i soldi, l'amore e la musica. Dice, quando c'è la musica ci sono i soldi, non c'è l'amore. Quando c'è l'amore c'è la musica, non ci sono i soldi. Quando ci sono i soldi, allora non c'è la musica. Dice, io vorrei fare il magico accordo e non ce la faccio. Ebbene, Rossellini fa il magico accordo non con la bacchetta magica, ma con la fatica della nostra vita. Una volta si sarebbe detto che fare i magici accordi è un miracolo. Boh, forse i miracoli stanno dentro il nostro destino. Grazie. Appare evidente anche dalla ricchezza dell'intervento del professor Casetti, di cui lo ringraziamo, appare evidente che una vita umana che non faccia i conti con l'incontro con l'arte e anche una riflessione sull'arte è una vita che si condanna a essere piatta come una sardina, piatta come qualche cosa che non sente il gusto della propria profondità. Somiglia un po', invece che al gusto della Nutella, a quelle finte Nutelle che danno in certi alberghi, cioconut, chocolate, cioè una vita così invece che quella originale, no? E, però, come vi siete accorti anche dall'incontro di oggi, la preoccupazione del meeting, della nostra educazione, non è quello di definire l'arte, come se sapessimo che cos'è e cosa non è. Perché l'arte è un fenomeno umano ed essendo un fenomeno umano patirebbe una definizione come una violenza. A noi non interessa definire l'arte, interessa seguirne l'accadimento, sorprendere quello che ci capita
di fronte al presentarsi dell'arte in un film, in un poema antico e futuro come Dante o nell'arte contemporanea. Ci interessa questo, per questo ci interessano persone come amici e maestri che ci aiutino a stare di fronte al fenomeno dell'arte. Ci aiutino cioè a fare questa esperienza che l'arte pone sempre in campo, del mondo che attraverso il gesto di un altro uomo ci parla. Del segreto del mondo, avrebbe detto Ungaretti, che è un poeta leggermente meglio di Mogol. Perché l'aquila e il cartone è un po' come tre civette sul Comò, un po', no? Dopo discutiamo a pranzo. Ma dicevo, come avrebbe detto Ungaretti, l'arte è il modo con cui il segreto del mondo si rilascia di fronte a noi. E facendo così, come avete sentito in tutti e tre gli interventi, anzi come è accaduto qui dovendo ascoltare i tre interventi, facendo così eccita continuamente la nostra libertà. Perché l'avventura della conoscenza non è qualcosa che si può fare automaticamente mettendosi su un binario belli, tranquilli e comodi e senza sorprese. È appunto un'avventura, cioè qualcosa in cui la libertà di cui siamo fatti viene continuamente provocata, eccitata, e così facendo, diventando più grande la nostra libertà, diventiamo più grandi noi come uomini. Per questo in questi giorni di meeting dare un occhio ai tanti modi, alle tante forme con cui l'arte è presente qui al meeting è sicuramente un investimento per diventare più liberi e quindi più grandi. Vi ringrazio per l'ascolto e soprattutto ringrazio i nostri ospiti.